Oggi cerchiamo di riparare la parte CD di questo vecchio compatto anni 80. Questo è un vecchio compatto anni 80 della Panasonic, veniva prodotto. È un compattone tutto in un pezzo, venivano fatti anche a pezzi separati. Questo è l'SHH33 e adesso proviamo a aprirlo. È un po' inchiodato, e a ripararlo, vediamo se va tutto. Allora, la prima cosa che andremo a vedere è il lettore CD, perché come vedete c'è dei grossi problemi. Questo cassetto aveva una particolarità, che non è un normalissimo cassetto dove l'ottica, o meglio, dove il cassetto stesso si va a incastrare per tutta la lunghezza. Per renderlo più corto, gli hanno dato una fase meccanica. Quindi, per renderlo corto e comunque avere l'escursione, hanno fatto una fase meccanica e facilmente questo, se si premeva troppo, si incastrava e non funzionava più. Quindi andremo a vedere subito lui. Per accedere alla meccanica del cassetto va levato tutto il frontale, tutto. Per levarlo ci sono due viti sotto qua e già è già libero praticamente. Una volta tolte le viti, come vedete, si muove, però vanno sganciati questi qui. Questi sono sgancio rapido, questi qua si sganciano, eccoli qua, e viene via, e va sganciato anche questo qui. Olè, levata. Questo è il flat cable e questo va sulla meccanica della cassetta, e quelli che si sono visti prima, i ganci da sganciare. Adesso abbiamo tutta la nostra meccanica libera e possiamo andare a svitare le viti, le quattro viti che tengono la meccanica. E voilà, eccola qua la meccanica, un po' ridotta male. Mamma mia, ma è polveroso. Qui c'è l'elettronica sotto, questa è la parte di controllo. Non era poi così brutta, eh? E adesso dobbiamo rifare la fase al cassetto. Speriamo che mi ricordi com'è. Qui c'è un pezzo che avanza. Continuiamo a smontare. Ci sono riuscito, non mi chiedete come. L'ho smontata e l'ho rimessa a posto. Allora, proviamo a mano. Qui c'è la gear che esce fuori, quindi la possiamo provare. Anche se è caricata, così invece si scarica. Vedete, va giù la meccanica e dovrebbe iniziare a tirare fuori il cassetto. Ecco qua. Ecco fatto. Ok,
proviamo, va? Un po' scosso. Intanto il cassetto va, facciamo andare un po', sì, mettiamo lì un pochino qua. CD, un CD, vediamo un po' se va trullalè o trullalà. Forse. Non come mai struscio a questa maniera? Mi struscia, cos'è che struscia? Allora, ho rismontato tutto, come potete vedere. Allora, intanto ho trovato un supporto schiappato, questo qui che ho rincollato, questo qua, questo qui c'era uno schiappo qui e ho rincollato, ma soprattutto, allora, questo gruppo ottico, ma guardate che casino. Ah, ve lo faccio vedere, si dovrebbe vedere. Eccolo là, si vede. Ah, la cinghia. Sul Traverse Motor. Qui. Eccola qua. Si vede la cinghia. Ma la cinghia è a posto. Il problema è il Traverse Motor. Lui. Proprio lui era bloccato, inchiodato. E quindi non faceva andare. Ora l'ho sbloccato, l'ho lubrificato, l'ho pulito e l'ho rimontato. Vediamo un po' se funziona, dai, vediamo un po'. Ok, ho rimontato tutto un'altra volta, però stavolta non so che vale. Vediamo un po'. Allora,
scossa. Accende. E va bene. Open. Si apre. CD. Play. Funziona. Vediamo un po'. È certo che va alla grande, Mario, alla grande. Cuffia. Va. Ecco, Ah no, vabbè. È un po' tutto un chilosato, eh. Ok, va, perlomeno il CD l'abbiamo recuperato, la piastra non va proprio per niente, proprio, cioè le cinghie devastate, eh? Ok, va, funziona. Non ve la faccio sentire perché sennò mi cassano. Va, perfetto. Ta-da! Bene, e questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, condividete il video e alla prossima. Ciao.